Sì. Io facevo un film western. Massacro al Grand Canyon. Lui faceva un personaggio, mio fratello piccolo. Io facevo il cattivo qua. Ma volevo farvi vedere una cosa bella. Che quando facevo i film di spionaggio, tipo Sean Connery. Anche là facevo l'antieroe.
mosse biologiche, dove si consumano, si chiamano così, vero? Micaela, sto parlando con mia moglie, che ha 79 anni, io 80, e probabilmente è in dolce attesa. Posso giocare ancora con mia moglie, sono 58 anni e mezzo, quasi 59, anzi 59, che stiamo insieme. Sono stato fedele come istituzione, è vero? Per chi mi sente, ditemi che sono stato bravo, almeno in questo. Qui si lavora dalle 7 di mattina alle 8 di sera. Certo, se ci fossero delle attrezzature moderne, ho dovuto ridurre le spese al minimo e licenziare persino i guardiani. Tutto il materiale la sera viene chiuso in apposite celle. E non è pericoloso lasciare senza sorveglianza queste vasche piene di acido? No, qui nella casba lavorano tutti nella conceria o ci hanno lavorato, quindi conoscono il pericolo. E di notte chi vuole che entri qui dentro? Nella casba di notte non ci passano nemmeno i cani. Erano situati in mezzo dei palazzi, questo Tangeri. E un odore tremendo. Però poi ci siamo abituati, dopo qualche ora che stavamo lì e uscendo da lì sembrava quasi che puzzasse fuori, voglio dire, che è tutta un'abitudine nella vita. E lì dovevo mettere il corpo nella valigia di mia moglie, no? Ovviamente sono stati momenti un po' così macabri, se vogliamo, come l'inseguimento sui tetti, perché io venivo sempre prima inseguito, poi inseguivo io come reazione, perché mi avevano messo alle costole dei poliziotti di Tangeri, marocchini del Marocco, e io allora per reazione quasi non l'ho buttato giù dal palazzo, ma insomma questo casca e muore, e io vengo poi imprigionato e poi scoprirò che mia moglie, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, poi i pesci, gli avannotti, le cose, il mancine, e mi hanno fatto una cultura anche sotto questo aspetto. E chi arriva qualche volta ti insegna a essere più colto, non solo il teatro, che ti insegna a essere più bravo, il cinema a essere più furbo. Infatti Sergio Corbucci mi diceva, sei un burbacchione, raccogli tutto al volo, difficile che ti vai a pregare, eccetera. Quando ti dimentichi la parte, ti giri, che così non si sente che tu dici altre cose. E il regista poi ti dice, bravo Artisson, che non stai sempre in primo piano, invece tu non sei stato bravo ma furbo. E poi, per certi individui, non sono affatto una distinzione. Ah, certamente. Con te. Clive! Scusa cara, ero distratto. Accompagno il mio amico a fare un film che non è stato più prodotto. Si chiamava Quattro figlie femmine, con la regia di Carlo Veo, che lavorava a suo tempo ancora prima sul Travaso, questi giornali famosi di allora, prima degli anni 60. Questo era nel 57. Un anno dopo è sortito in cinema. E mi porta, questo mio amico tiene di compagnia, mi porta dal produttore, entro e vedo sulla scrivania, in un ufficio così medio buono, non di lusso, c'era seduto Carlo Veo, che poi ho conosciuto come tale, come regista e giornalista. Mi dice, sai nuotare? Dico, sì, so nuotare. Poi vengo da Ostia, abito a Ostia, Lido, città Lido di Roma,
aveva 20.000, ne ha dati tutti in prestito a Berlusconi, a debito. Berlusconi, io l'ho conosciuto così, che dava i soldi in prestito. Il mio mondo di allora mi ha fatto conoscere tante cose, curiose, se non altro. Vabbè, allora sei lota, certo. Mi sceglie come, perché mi dice quattro figlie femmine, significa che hanno bisogno di quattro fidanzati e quattro figli maschi, e lei è una dei quattro. Va bene, Hutchinson, ti va bene, va bene. Mi fanno il contratto, una cosa là. Poi il produttore, piccolino, di statura, simpatico, Luzzi, certo, Luzzi, Mario Luzzi, Luzzi. Lo dico perché sono ancora in vita, perlomeno sanno che io mi ricordo di loro. E ho la famiglia che ancora, che esisterà sicuramente, mi porta da un agente per trattare gli attori, tra i quali ci deve essere Ernesto Calindri, Lorella De Luca, Campanini. Calindri e Campanini dovevano fare i genitori delle quattro figlie femmine. E mi vede Michele Pietravalle, famoso teenager, in onda in quel periodo, in un ufficio ai Parioli, mentre noi entriamo esce un bel signore alto che ci guarda, ci saluta noi, anche a lui, e noi parliamo. Alla fine, dopo un po', riesce Michele Pietravalle, chiamato da questo signore, rientra, e alla fine della conversazione che riguardava gli attori per il film mi domanda: Hutchinson, ma lei gli piacerebbe fare un film particolare, bello? Beh, dico, forse farò questo. A parte questo, Michela, stiamo registrando, ti sente la tua bella voce, non ti dare le arie, perché sei a 79 anni, in dolce attesa, non ti dare troppe arie. Io ancora amo mia moglie, dopo 59 anni. Allora, vorresti fare questo film con chi? Con Totò, Peppino De Filippo, Laura Dani, Vittorio Caprioli, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dico, magari, perché c'è un film che si chiama Arrangiatevi e lo fa quel signore uscito come regista, si chiama Mauro Bolognini. Dopo qualche settimana mi chiamano e mi vede a Cinecittà. Mauro Bolognini mi mette degli stoppini nel naso, mi tira sul sopracciglio e io lasciavo fare, perché tanto, uscendo mentre ci salutiamo, dico, io devo essere sincero, non ho ancora fatto né un film, né teatro, né scuola di recitazione. Basta, sono così. Non ti preoccupare, poi vedremo. Ciao, ciao. Passano 2 o 3 mesi. Eravamo subito dopo cena, verso 10:30, 11 di sera, una telefonata, sono Manolo Bolognini, il fratello, che sto in produzione con la Gina Rizzoli. Se vuoi, Hutchinson, domani mattina, traversa di via del Corso, dopo Piazza del Popolo, a via della Fontanella, esordisci con Totò. Ma dico, sta scherzando? No, no, sei stato scelto, eccetera, del contratto ne parliamo domani mattina quando vieni. Ti vuoi che ti venga a prendere? No, no, vengo con la mia macchina. E così ho cominciato il film, con il grande Totò, che noi chiamavamo Principe. Tutto qua, così ho cominciato il cinema. No, qualche mese prima avevo fatto una piccola parte in Morgan, il pirata, con Steve Reeves, e lì dissi, basta col cinema, perché ho fatto delle belle parti da giovane protagonista.
faceva prima ancora di Sergio Leone, le faceva lui già nei film tipo Ercole, che ho fatto con lui al centro della terra, e Reggie Park, che aveva 48-50 di discipline non gonfiato come adesso, che gonfiano, era proprio vero, Reggie Park, e mi lasciava fare anche lui, però ovviamente se in quel momento ero più cane o meno cane, mi diceva bravo oppure no, ma non è che fossi molto aiutato, eccetera, sotto quell'aspetto, perché o ero un furbacchione o ero portato a essere sfacciatamente poco modesto e fare l'attore, insomma, di conseguenza. E con Mario Pava nell'inferno che c'è nel primo film di Ercole, e poi con gli invasori, sempre con Cameron Mitchell, grande amico americano, e sono stati dei bei momenti. Ero controfigurato da un bravo anche attore oggi e ieri, che poi diventò Tirazzareno Zamperla, che ha fatto la prima parte in Zorro alla corte di Spagna, era fidanzatino alla fine del film di Maria Grazia Spina. Bei momenti. Con il grande e bravo Alberto Lupo, che faceva il cattivo, mi ha onorato a farmi sentire il buono, il protagonista, Zorro, con lui che faceva il cattivo, aveva appena fatto parole, quella bella poesia, chiamiamola così. E poi c'era Livio Lorenzon, che faceva il sergente Garcia, ed era sempre Brillo, e Capuano, Luigi Capuano, mi diceva lascialo bere, perché così, siccome diventava più cattivo col bere, lo rendeva nervoso, e allora non mi serve che sia cattivo, eccetera. Tant'è vero che quando io gli dicevo Livio, ti devo fare un piccolo segno della Z sulla fronte, sulla guancia, mi ricordo, dico, io sono contento di farti un dispetto, sei contento anche te, vuoi fare un culo, Giorgio, che vuoi dire? Era poi vero nel personaggio, parte di quelle cose lì, insomma. Abbiamo girato nel castello di Scalchi, castello famoso a Pignanello, vicino Roma, un castello del 600, del 700, che era giusto per Zorro, che faceva quel film. Indubbiamente Zorro amato dai bambini e anche dai genitori, diciamo ai tempi di allora. Comunque Banderas anni fa mi ha detto: ti ringrazio di avermi dato l'idea senza baffi, il secondo film che ha fatto senza baffi, dice, perché devo avere i baffi. E quando Capuano, al quale disse me lo faccia fare comandante, si faceva chiamare diciamo comandante, che aveva fatto le guerre, le cose come tale, perché senza baffi, biondo, senza baffi, occhi si vede chiari, che ne so, e dico, perché Don Diego biondo senza baffi, tutto un po' tamerino, le armi da fuoco, padre mio, mi fanno orrore. Oh!
perché è stato un motivo di gioia. Mesi dopo che il film è uscito, mesi, è stato un motivo di grande gioia per il produttore e anche per me come attore, perché il regista che ha tentato di suicidarsi perché aveva fatto un film che era incredibilmente da non vedere, si è buttato dal secondo piano, è caduto su una casupola sopra la testa di uno che stava facendo la pupù sulla tazza e si è salvato. Sono quelle cose curiose che possono capitare, ma è vera. Si chiamava Vecchezzi, Bello Vecchezzi. È tutto girato con 5 o 6 personaggi, non c'erano mai i primi piani, sempre insieme. E c'era Christopher Lee, che lo fece per i soldi. Io l'avevo conosciuto in Trucchi i capelli della morte. Mi pare, no. No, non c'era lui lì, non l'ho conosciuto lì. Sì, lì. Lui aveva fatto Dracula. Io l'ho legato alla Barbara Steele. Girato in 13-14 giorni, con 3-4 macchine sui 2-3 piani di questo palazzo che abbiamo girato verso Tivoli. E c'ero sempre. Devo finire sempre in primo piano, campo lungo, sempre stessa sequenza, e passavano i secondi, no? Da un piano all'altro, per arrivare a un'ora e mezza scarsa. 13 giorni, 14, 2 settimane, papà. Ma un altro con l'esordio al cinema, Gianco Sfida Sartana, l'esordio di Marito della Cardinale, di Pasquale Squittieri, altro film girato in 2 settimane. Papà, io non c'era tempo di ripetere. E questo ero bravo all'italiana, ero italiano proprio, che gli americani, insomma, non ci sanno, sono abituati, calma, qua e là. 200 persone sul set, qui, quando eravamo 13-14 in tutto, era già tanto, certi film, alcuni invece 50-70, come i film di spionaggio con Sergio Sollima, che quelli mi hanno dato successo. Passaporto per l'inverno, agente 33, passaporto per l'inverno. Operatore, direttore della fotografia, il grande, bravo Carlo Carlini. Ci sono i figli ancora che saluto. Eravamo molto amici insieme alla moglie. E
via, mi pare. Forse a tangere, metto sotto il corpo da uccidere. Una bottiglia di champagne per me e per la signora. Per me è inutile opporsi al destino. Stesso aereo, stesso hotel. E ora eccoci qua, allo stesso tavolo. Non le sembra un po' audace il suo comportamento? E perché? Io sono solo e lei pure. Perché non farci un po' di compagnia? E come fa a sapere che io sono sola? Ma è così chiaro. Se ci fosse un altro, ora sarebbe qui con lei, non le sembra? Brindiamo al destino. C'erano scene d'amore, allora qualche volta era gelosa in quel periodo. Oggi non le ho più perché sono inoffensivo, ahimè. Mi manca quell'offensività, però con lei mi accontento, anzi la ringrazio. La dolce diva, Micaela Piemontese, nata a Torino come me. Mio piccolo caro Clive, vuoi fare l'amore? Va bene, caro. Abbiamo solo un quarto d'ora di tempo. No? Meglio, ti fa male. Francese, lei sì. Beh, nel film era brava, bella, nella sua bravura, bruttina, nella sua bruttezza. Poi lei doveva essere brutta, più brutta di quello che era nella vita. Françoise, non me le voglia. Sto scherzando, Françoise. Se dovessi vedere, non credo. Partire quando vuole, signor Arlington. Ecco fatto. Questo è il suo passaporto. È in ordine e buon viaggio.
Grazie, Manolo. Perché giravo il mondo. Mi devo... Ti faccio oggi andare in giro.